Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri gaudiosi. Nel primo mistero si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria della nascita di Gesù. Le meditazioni di questa sera saranno particolarmente polarizzate sul tema della santità, perché stiamo celebrando la memoria dei santi, la festa dei santi, non solo come nostri amici e come nostri intercessori, ma anche come esempi da imitare. E nel Santo Rosario noi abbiamo sempre l'occhio vigile sulla regina dei santi, che è Maria Santissima, specialmente nei misteri gaudiosi del Santo Rosario. L'eroismo straordinario delle sue virtù rifugge. Essere santi significa, come Maria, anzitutto praticare la più importante, anche se non la più grande, delle virtù, che è l'umiltà, che rifugge nel primo mistero gaudioso, l'annientamento nel suo nulla che Maria Santissima fece quando si sentì salutata in quel modo dall'angelo, sprofondandosi appunto nell'abisso del nulla che lei si riconosceva essere, semplicemente ricolmata di beni e di grazie dall'Altissimo, senza alcun suo merito pregresso, e in questo senso condividendo con tutte le realtà create appunto questa dimensione dell'aver ricevuto tutto ciò che sono per un dono gratuito dall'Altissimo, insieme all'umiltà, ecco, una immensa fede. Credette all'impossibile, credette all'annuncio dell'angelo, a ciò che era assolutamente impossibile, come l'angelo stesso disse, nulla è impossibile a Dio. I santi hanno avuto una fede a prova di bomba, una fede provata, una fede capace, come si legge nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei, di credere l'impossibile sistematicamente. Senza una fede di questa dimensione non c'è possibilità di accedere alla santità. La Madonna è anche la regina della purezza, dei vergini e delle vergini. La sua concezione è stata una concezione virginale
diciamo, l'unica sua, chiamiamola così molto tra virgolette, un termine improprio, però per farci, per spiegarci, preoccupazione, la Madonna non si preoccupava, però lo diciamo per intenderci, era la modalità del concepimento. Quello che lei aveva a cuore era se il Signore le chiedeva la rinuncia alla verginità, valore e voto che lei per prima scoprì, oppure, come di fatto avvenne, se c'era qualche altro modo per aderire alla immensa vocazione di essere madre di Dio. E in questo risplende la verginità e la purezza che tutti i santi hanno avuto, anche quelli che sono vissuti nel matrimonio, evidentemente hanno vissuto la purezza non nella forma della verginità perfetta, evidente, ma la purezza è per tutti. Anche i coniugi sono casti coniugi e santi coniugi, fedeli l'uno all'altro, non hanno conosciuto nessuno di diverso dal proprio coniuge, non hanno mai tradito la fedeltà nuziale, non hanno mai sporcato la santità del patto nuziale con atti non convenienti, nemmeno all'interno del sacramento del matrimonio. E poi, soprattutto in questo primo mistero, risplende l'obbedienza alla divina volontà di Maria, del Fiat, quella parola che ha dato vita alla redenzione, Fiat mihi secundum verbum tuum. Un'obbedienza consapevole, un'obbedienza in cui la Madonna sapeva bene di accogliere una grande grazia, e tutti i santi hanno accolto grandi grazie, ma consapevoli che a grandi grazie corrispondono grandi croci. Ella disse da subito sì, non solo alla grande grazia, ma soprattutto a tutte le grandi croci che da essa sarebbero conseguite e discese. Ecco, chiediamo a Maria Santissima in questo primo mistero di intercedere perché la nostra umiltà sia profonda, perché la nostra fede sia vera, audace e coraggiosa, la nostra purezza sia integra, la nostra obbedienza a Dio piena e perfetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. I santi si sono distinti tutti in grado eroico per la virtù teologale della carità, che non è solo l'amore del prossimo, come oggi comunemente si pensa, l'amore del prossimo è la seconda ala della carità, che ha come prima quella dell'amore di Dio. Ecco, la Madonna, mossa dalla carità, cioè dall'amore di Dio, si è recata da Elisabetta, e evidentemente mossa anche dal desiderio ispirato all'amore del prossimo e di portare a lei Gesù ed anche i suoi piccoli servizi per il suo stato di necessità. I santi sono stati dei grandi amanti del Signore, hanno espresso questo amore soprattutto imparando la forma più alta di preghiera che esiste, che è quella della lode e del ringraziamento. Ecco, questo mistero, contemplando il Magnificat, quindi le parole che fuori uscirono dalla bocca della Madonna, che sono espressione certamente del suo interno, quelle parole non si possono improvvisare, le ha tirate fuori di getto e all'improvviso, perché certamente erano il contenuto ordinario della sua preghiera. Quando si cammina verso la santità, la preghiera non è, come dice Gesù nel Vangelo, uno stare a fare una testa tanta al Signore chiedendo questo, quest'altro, 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 quest'altro. No, certamente se ci sono delle grazie da chiedere, per carità, si chiedono, ma è una preghiera principalmente di lode, di adorazione, di benedizione. È un desiderio dell'anima di esprimere a Dio tutte le lodi che lui smetta. Quindi è la preghiera, tra l'altro, che più si avvicina a quella che ci ha insegnato il Signore, no? La Chiesa nella sua preghiera pubblica prega con i salmi. I salmi sono per la maggioranza, non tutti certamente, ma una gran parte sono salmi di lode, di benedizione, di lode, di esalto, Signore ti benedico, ti glorifico, i salmi, i canti, ci sono tutte quante esaltazioni della grandezza di Dio, perché in mezzo a un mondo che misconosce, non riconosce o disconosce la bontà e la grandezza di Dio, i santi non soltanto la riconoscono, la provano, la vivono, quindi la esaltano, e quindi raggiungono una forma più alta e più intensa di preghiera, che è appunto la preghiera di lode, di esaltazione dell'Altissimo. Noi non esaltiamo gli esseri umani e non abbiamo idolatria verso nessuno. Gli esseri umani sono tutti quanti poveretti, perché Dio solo è il Santo, diciamo, in gloria. Lui solo è il Signore, Lui solo Altissimo. Il resto, tutte quante le altre grandezze, anche quelle che ci rendiamo in questo giorno, le grandezze dei santi, sono tutte derivate. I santi sono santi perché il Signore è santo, perché si sono rivestiti della santità di Dio, non sono santi da se stessi. Ecco, ma i santi hanno vissuto proprio questa percezione, ecco perché i santi veri sono sempre stati parecchio schivi, ecco, di lodi o di riconoscimenti da parte delle altre creature. Schivi è un eufemismo, a volte si arrabbiavano quando qualcuno, ecco, esaltava troppo la loro persona, perché non c'è niente da esaltare,
l'unico che deve essere sempre e comunque dunque esaltato, è l'unico santo, l'unico grande, l'unico altissimo, nostro Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. In questo mistero contempliamo, come sempre, alcune grandi virtù. Santo di San Giuseppe, perché questo mistero ha come antefatto il matrimonio tra Maria Santissima e Giuseppe, e in San Giuseppe si deve contemplare la grandissima prudenza straordinaria, unitamente allo spirito di sacrificio, quindi alla sua invincibile purezza. San Giuseppe è il re dei vergini, come la Madonna e la regina delle vergini. La prudenza ha portato San Giuseppe a non agire con precipitazione, anche prendendosi la responsabilità di non mettere subito in pratica la legge di Mosè, che obbligava San Giuseppe a denunciare la donna per quello che era successo. Ci ha voluto soltanto la virtù eroica di San Giuseppe. Dobbiamo imparare, i santi hanno imparato. Bisogna fare estrema attenzione in tante situazioni a non agire mai di impulso, ecco, nemmeno quando ci sembra che stiamo dinanzi a un'ingiustizia macroscopica, dinanzi a cui bisogna reagire, agire di testa, di pancia, non di testa, quindi di impulso, e scatenando anche, come dire, uno sdegno, una collera, per un fatto oggettivamente ingiusto, non è mai un comportamento virtuoso, neanche se poi, dopo opportuna ponderazione, si dovesse decidere che bisogna effettivamente agire o reagire o prendere una posizione. Ma è diverso farlo dopo averci sofferto e pregato. Quanto ha sofferto San Giuseppe prima di venire a conoscere la verità, quanto ha sofferto nel rimandare una decisione, nel non seguire, insomma, la tempesta che certamente c'era nel suo cuore, insomma, no? Questo, i santi sono diventati santi per questo motivo, perché fa una stupidaggine di agire di impulso dinanzi a una cosa, può causare dei danni incalcolabili dentro di noi o fuori di noi, e non si può e non si deve mai fare, e mai scambiare con la precipitazione, con zelo, con altre pseudo virtù. La precipitazione non è mai una cosa buona, questo dobbiamo mettercelo bene in testa se vogliamo tendere alla santità. Poi il grande distacco dei beni materiali che emerge da questa, cioè, Gesù ha smosso mezzo mondo non per andare a nascere in un albergo a 5 stelle, insomma, in mezzo a tutti gli angeli, ma per andare a nascere in un posto che è peggio di quello, umanamente parlando, non se lo poteva andare a trovare, insomma, quindi in un paesino sperduto, fuori dal centro della città, dopo essere stato scacciato dal
opposto, insomma, quindi in un tugurio malmesso, mal ridotto, malodorante, disagiato, freddo, dove non c'erano proprio neanche le condizioni elementari per una minima accoglienza, insomma. Questo, i gesti estremi che Gesù ha fatto su questo, che alcuni santi, tipo San Francesco, ma non solo lui, insomma, hanno imitato alla lettera in maniera rigorosissima, lasciano a tutti noi l'esempio di distacco necessario. Non si diventa santi se si è attaccati ai beni materiali, che sono, di questo sono ovviamente in testa. E non si tratta, non tutti possono fare la povertà assoluta, ecco, ma tutti devono essere distaccati nel cuore. La prima beatitudine dice di poveri in spirito, fa riferimento certamente agli umili, ma anche a coloro che nei confronti dei beni hanno il distacco interiore, perché quello è chiesto a tutti. E poi un grandissimo abbandono, quando la Madonna seppe del decreto di Cesare Augusto, lei ha capito subito che si sarebbero compiute le profezie e non ha cominciato a preoccuparsi. Ecco, adesso sì, partiamo, sì, dobbiamo andare a Betlemme, sì, ma dove nascerà Gesù, cioè troveremo posto, andiamo. E anche quando, come dire, ecco, salivano le difficoltà della non accoglienza, certamente la Madonna ha continuato a fare tutti quanti i suoi fiat e si è messa dove hanno trovato, senza battere ciglio, insomma. I santi sono tutti quanti arrivati a questo grado veramente di grandissimo abbandono, nel senso che dove ci mettono stiamo, ecco, non fa niente. Quindi non, la cosa importante è che si compiano in noi i divini voleri, che molte volte possono passare per cose che noi neanche lontanamente immaginiamo. Veramente proprio chi vuole anche vivere bene nella divina volontà, questa componente dell'abbandono, quindi del rinunciare a avere il timone della nostra esistenza, che è l'atto tipico della volontà umana. Sì, sì, io lo faccio pure quello che dici tu, però comunque devo avere sotto controllo la situazione, comunque devo capire, se no, no. Ecco. E questo non va bene. I santi non hanno fatto questo, l'abbandono deve essere assoluto. Perché non c'è niente da temere, non succede niente di male, di realmente male ai santi, perché sui santi Dio veglia in maniera assoluta, già i suoi occhi sono aperti su ogni uomo, dicono i santi, ma sui passi dei giusti egli veglia, si legge nei santi, quindi proprio, cioè, guai a chi ti tocca, e se qualche cosa ti tocca è tutta salute. Ecco perché l'abbandono di un santo in Dio è pieno e incondizionato, ad immagine di Giuseppe e di Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto mistero glorioso, la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria. Santi non si diventa se non si ha una grande generosità del cuore. Fa parte della santità proprio la spiritualità dell'offerta, dell'offrirsi. Dio ama le anime che fanno le cose non per forza. Gli eroismi che hanno fatto i santi sono tutti quanti figli di libere offerte, certamente la grazia delicatamente li ha ispirati nel cuore, ma loro generosamente hanno detto sì quando sentivano di fare qualche cosa, anche di grande, anche di impegnativo, qualche grande sacrificio, qualche grande offerta, qualche grande mortificazione. Pensiamo per esempio agli eroismi delle anime vittime, che non si scherzano con queste cose, perché poi le offerte il nostro Signore le accetta, però è cosa tipica dei santi, e questo è il mistero, il quarto mistero glorioso, il mistero dell'offerta, perché in quella offerta prescritta nella legge dell'Antico Testamento, nel sacrificio per il riscatto del primogenito, gli interpreti, la tradizione, hanno visto Gesù che in quell'atto ha offerto al Padre il sacrificio di se stesso, la Madonna che ha offerto il sacrificio di se stesso veramente con Gesù, sacrificio che il Signore un giorno avrebbe accolto, e come l'avrebbe accolto, una spada che trafiggerà l'anima. È una bella lotta tra il sacrificio offerto da Gesù e quello offerto da Maria, noi non ci pensiamo. La Madonna 100.000 volte sarebbe andata in croce al posto di Gesù. Pensiamo anche per noi, no? Cosa preferiremmo? Vedere soffrire e morire la persona che abbiamo più cara al mondo, o morire noi e soffrire noi? La Madonna ha vissuto la prima di queste cose. Veramente Gesù l'ha vissuto tutte e due, insomma, perché soffriva lui e vedeva anche soffrire e morire di dolore la sua Madre Santissima sotto la croce, no? Quindi ecco, questo è il mistero dell'offerta, ed è anche il mistero del nascondimento, perché Maria Santissima si sottopose, tante volte l'abbiamo meditato, al rito della purificazione, non avendone bisogno. I santi non si curavano di apparire davanti agli uomini, anzi volevano scomparire davanti agli uomini per essere conosciuti da Dio solo. Anzi, se qualche santo era perseguitato, calunniato, come leggiamo nel Vangelo di questa domenica, tutto contento, cioè che gli altri non vedano la santità, ma addirittura ti scambino per un mezzo matto, per un mezzo esaltato, cose di questo genere, è fonte di gloria, cioè i mortali, gli esseri umani si adombrano per queste cose, no? Se qualcuno ti ritiene un po' scemo, un po' fuori di testa, un po' così, la nostra natura si risente, no? si offende, oppure va in crisi, cioè non è che c'hanno ragione. Ecco, la più grande offesa che oggi si possa lanciare al prossimo in questo contesto dove stiamo è bigotto o bigotta. Quindi, se dicono così è proprio peggio che se dicessero, ecco. Ma non c'è sta nessunissimo problema, ecco. L'importante è non essere
quello che siamo, ce lo dice il nostro cuore. San Paolo, in una sua lettera bellissima, dice, non San Paolo, San Giovanni, per la precisione, dice, se nulla ci rimprovera il nostro cuore, stiamo in pace con Dio. E noi lo sappiamo bene se il nostro cuore ci rimprovera qualche cosa, o se nonostante il turbamento, ecco, che possa provocarci anche la persecuzione, la critica, la calunnia, la diffamazione, però se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, è tutta gloria per il futuro. Rallegratevi dei risultati, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Questo l'hanno visto tutti quanti i santi. Se qualcuno di noi aspira alla santità, non si aspetti di ricevere, insomma, carezze, lodi, incomi, incoraggiamenti dal mondo, anche dal mondo infiltratosi in certi ambienti ecclesiastici, d'accordo? Perché non basta stare in ambienti ecclesiastici per stare sicuri di stare lontani dal mondo, meno che mai in questi tempi, insomma, dove c'è tanto mondo in tanti ambienti ecclesiastici, purtroppo. Quindi i santi sono stati tutti perseguitati. E quindi chi aspira alla santità si metta l'anima in pace e sappia che dovrà sciroparsi un bel po', ecco, di queste cose, sapendo che sono tutta gloria per il cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero. Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio e i misteri della sua vita nascosta. Qui il grande insegnamento che dà Gesù in questo episodio è che Dio va al primo posto assoluto. Quindi i santi hanno sempre avuto chiarissimo il primo comandamento, che Dio si ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Niente e nessuno può essere anteposto a Dio, nemmeno gli affetti più cari. Il motivo per cui Gesù si trattenne a Gerusalemme senza dire nulla ai genitori fu proprio questo, quindi, di insegnare a tutti noi e anche ricordare a Maria stessa, a San Giuseppe stesso, che Dio è l'assoluto. Per quell'assoluto il Signore avrebbe accettato un giorno di dare un dolore immenso a sua madre, primo lasciandola a casa e secondo morendo in croce. Sono dolori immensi. Chi come me per esempio ha avuto la vocazione, insomma, quando c'è una vocazione in una famiglia, a volte c'è qualche lacrimuccia, perché famiglia percepisce il fatto che il figlio è un pochino perso, nel senso che sarà poi un giorno della sua missione, però ed è doloroso vedere, cioè essere consapevoli di dare quel dolore alla famiglia, no? Magari di loro deludere un pochino le aspettative che si avevano, ma non si può e non si deve per nessun motivo indietreggiare, perché Dio viene al primo posto. Non c'è santità senza questa assoluta convinzione di fede e assoluta risoluzione a metterla in pratica. Se la volontà di Dio chiama, non si guarda in faccia a nessuno, si va dovunque, comunque, ad ogni costo, ad ogni prezzo, senza lasciarsi trattenere da nulla, nemmeno dalle cose più sante e più care, anche a costo di dover dare dolore alle persone che più ci amano. Se questo Dio vuole, e questo fa parte, diciamo così, del gioco santo, della santità, si deve fare. Ecco, questo mistero ha anche un altro grandissimo insegnamento, 30 anni di vita nascosta, tra le tante cose che ci insegnano, è che non esiste santità senza una profondissima vita interiore, una intensissima vita di preghiera. Non diamo retta mai e per nessun motivo a chi ci prospetta una santità che è fatta di 100.000 occupazioni, anche buone, sante, anche tutte opere di misericordia, tutto quello che vogliamo. Io ho conosciuto personalmente la vita delle suore di Madre Teresa di Calcutta, che sono proprio l'emblema della congregazione impegnata a spendersi per la carità del prossimo. Beh, se uno vuole, vado a visitare le loro case, quelle pregano 6 ore al giorno, almeno. È quantomeno uguale il tempo che dedicano alla preghiera che quello che dedicano all'apostolato, se non superiore, e pregano in cappelle poverissime dove non ci sono banchi e sempre sono in ginocchio. Quindi le suore di Madre Teresa di Calcutta, non le carmelitane scarse di antica osservanza, se stiamo parlando, insomma, no? Questo perché non c'è santità senza una profondissima vita interiore, 30 anni di vita nascosta tra i tanti misteri, insomma, che annunciano. C'è anche questo, l'assoluto primato della vita interiore. Se non si è uomini e donne di preghiera, la santità ce la sogniamo la notte, o come dicevo qualche mio caro familiare, la vediamo da lontano col binocolo. Senza preghiera non c'è nessuna santità autentica. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, per quanti a te non ricorrono, particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo adesso, divini di leva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, porgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci loro lo nostro esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Noscum prole pia. Bene, facciamo una piccola pausa con lettura spirituale, poi vediamo se facciamo il tempo a fare un altro dei misteri gloriosi, se no la seconda la faremo poi durante l'adorazione. Leggiamo un brano del volume 36 del libro di cielo della Serva di Dio Luisa di Carreta, la prima parte. Evidentemente, insomma, ecco, nella celebrazione di tutti quanti i santi, più che mai è da celebrare la divina volontà che